difficile trovare e mettere insieme tutte queste foto? No, è stato molto facile perché tutto è arrivato qui alla Fondazione grazie a una donazione del nipote di Bruno Miniati, professor Riccardo Faucci dell'Università di Pisa. E quindi è da lì che siamo partiti, è stato un lavoro di esame del materiale che c'era, di restauro, pulizia, catalogazione e poi la selezione per decidere cosa utilizzare di questa grande donazione, insomma. E siccome non ce n'erano moltissime fotografie dei ritratti, per la cosa che è più conosciuto il Miniati, c'erano un numero sorprendente di immagini di guerra, abbiamo deciso di impostare questo lato anche in previsione dell'anno celebrativo della prima guerra. Ce ne sono, la maggior parte delle immagini riguardano proprio la prima guerra. Quindi sono tutte in bianco e nero? Sì, rigorosamente bianco e nero, sì. Con le bellezze delle tonalità delle carte fotografiche che esistevano nell'arco lunghissimo della vita di Miniati, per cui abbiamo messo gli originali dove era possibile. E ce ne sono anche tante immagini inediti in questa mostra che ho trovato nei negativi di Miniati, che probabilmente non sono stati mai stampati e che per la prima volta riusciamo ad apprezzarli. Senta, in tutto quante foto sono? Più di 100, sì, circa 100 immagini, sì sì. E sono state riprodotte su che scala, diciamo? Allora, volendo privilegiare la stampa vintage vuol dire che è una stampa d'epoca con tutte le scelte e le crisme dell'autore, dell'artista. Se c'era l'originale, abbiamo utilizzato l'originale. Per quanto riguarda, e sono anche molto piccoli, però ecco, non è detto che la fotografia deve essere grande per essere apprezzato. Qui ci sono tante foto piccole che vanno visti solo più vicino per apprezzarle. E sono di una qualità ineccepibile, sono probabilmente stampe a contatto dai negativi, per cui la resa è formidabile. Dove non ce n'erano le stampe originali, abbiamo riprodotto, cioè abbiamo scansionato i negativi, perché i negativi non erano conservati molto bene. Miniati non aveva una grande cura per le sue cose, andava in giro per il mondo, tornava, andava avanti, era un po' casinista. E quindi molti negativi sono rovinati. Okay. Abbiamo deciso di scansionare il negativo perché stampare un negativo molto rovinato sarebbe un lavoro infinito, perché bisogna ritoccare poi tutti i difetti. E quindi abbiamo scansionato il negativo, ritoccato il file e poi stampato digitalmente. Se posso aggiungere una cosa, per ricongiungermi a quello che ha detto lui, siccome avevamo poche foto dei privati, dei ritratti che faceva Miniati alle persone, diciamo ai cittadini, allora abbiamo fatto un concorso insieme al Tirreno, per cui i privati che hanno avuto voglia di fare esporre le proprie foto ce le hanno portate, e quindi c'è l'ultima sezione dedicata proprio alla ritrattistica. Quindi la maggior parte della mostra è incentrata sulla guerra, come diceva il professor Tagge, e poi l'ultima parte, c'è un'ultima sezione dedicata ai ritratti invece dell'epoca, quindi foto che vanno dalla fine dell'Ottocento fino agli anni 60-70. Questa mostra fino a quando c'è? Fino al 31 gennaio. Ora questo weekend siamo aperti, poi abbiamo altri 2-3 weekend aperti e poi durante la settimana sarà possibile, tramite i contatti con la cooperativa di Derò, prenotare delle visite guidate che verranno fatte gratuitamente in fondazione. Lisa? Luisa Terzi, il segretario generale. Grazie mille. Prego.